Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 su Yo-Kai Watch 3. Cominciamo subitissimo questo episodio con una cosa molto importante. Beh, importante per quanto mi riguarda, dato che ci voglio fare la guida. Eccolo qui, c'è una mappa del tesoro di fronte al negozio di orologi, ma non ci andremo a farle ora. Le farò tutte quante alla fine, perché poi comunque sia andrò a fare un video riassuntivo di dove le ho trovate. Mi sto scrivendo appunto tutti quanti gli appunti che mi servono per le guide dopo la fine della serie. E ora, che bisogna fare? Mi sono già dimenticato, torna alla base segreta. Deve esserci un traspec da quelle parti, però per il momento possiamo solo andarci a piedi. Che bella la vita. Stavo pensando ora, nel capitolo 6 è il capitolo nel quale andiamo alla Yoppol? Sarebbe davvero un capitolo molto interessante quello, perché così ci permetterebbero anche di avere, se non erro, lo zaino in comune, oltre gli yokai. Gli yokai sono sicuro che diventano in comune, ma non ricordo comunque sia se anche lo zaino poi appunto diventa in comune, perché con Luna ho raccolto tantissime sfere del portale. Io vi do un consiglio: raccogliete ogni volta che trovate uno scrigno chiuso, raccogliete l'oggetto che ha dentro, raccogliete gli oggetti luminosi, perché ogni volta che respawnano aumentano di grado, diciamo. Quindi tipo una carota diventa un cetriolo diventa un germoglio di bambù, un germoglio di bambù diventa un fungo, quindi insomma acquisisce sempre un valore maggiore fino a che un'esfera media diventa un'esfera grande, un'esfera mega. Quindi insomma raccogliete sempre gli strumenti che trovate, perché vi daranno una grandissima mano. Però focussiamoci ora su quello che è interessante. L'UFO, non abbiamo trovato nemmeno un indizio sull'UFO. Dov'è l'avventura? Dov'è l'ignoto? Siamo soli nell'universo? Sì, secondo me sì. Alcuni misteri erano promettenti, ma si sono rivelati delle bufale. Ero così sicuro che avremmo trovato almeno una traccia. Già, forse dovremmo chiedere a Steve Jobs. Magari ne saprà qualcosa. Andiamo alle rovine, all'avventura! Quindi, ora dobbiamo tornare alle rovine da Steve Jobs? Beh, io eviterei di farvi vedere un'altra volta tutta quanta la strada. Questa l'abbiamo già fatta due volte, casomai vi faccio vedere quella delle rovine. Attenzione, sono sceso in un punto con la bandiera bianca e ho trovato telaio di Danz. E anche uno yokai di rango D, vediamo. Ah, negatina. Bene, siamo arrivati sull'isola dove si trova Steve Jobs, andiamo subito da lui. Non c'è forse? Però quella capsula è aperta. Signor Jobs, possiamo farle qualche domanda? Ah, qui non c'è. Deve essere da qualche altra parte. Se non c'è qui, è ovvio che sarà qualche altra parte. Questo è un appunto? Cosa? Che succede, Whisper? Il signor Jobs ci ha lasciato una lettera. Cos'è? Cosa dice? Vediamo. Per Andrea e gli altri. Ho finalmente trovato un indizio sulla posizione dell'UFO. Oh. Come? Un indizio sull'UFO? Continua! Ho identificato l'area dove l'UFO potrebbe essersi schiantato. Purtroppo si tratta di una zona piena di insidie. Dopo un'attenta considerazione, ho deciso di continuare l'investigazione da solo. Ma perché? Siete troppo giovani per affrontare tali pericoli, quindi spero che comprendiate. PS. Non provate a seguirmi. Steve Jobs. Beh, probabilmente potremmo risalire alla sua posizione tramite le ultime ricerche fatte col computer, ma se è un tipo intelligente le ha cancellate e non ha lasciato nessuna traccia sulla sua posizione. Adesso ha ancora più voglia di trovare quell'UFO. Peccato che non abbia menzionato il luogo dello schianto e ci abbia detto di non andare. Gnò, mi meraviglia. Se solo avesse lasciato qualche indizio. Traccia storia attivato. Oh, qualcuno ha pubblicato qualcosa di interessante su Kainet. Che cosa, Whisper? Pare che chi possiede l'ultimo numero di Faceydet sia qui negli USA. Ma no, pensavo che avessi trovato qualche indizio sull'UFO. E qui casca il Jibanyan. Il caso vuole che l'ultimo numero di Faceydet contenga uno speciale sugli UFO.
E se chi ha quel numero viene dalla Kenya non può essere una coincidenza. Esattamente, Andrea. Gna, c'è scritto anche altro? Pare che sia una persona impegnata nello studio dei portali. È una donna dall'aria tenace che porta gli occhiali sulla testa. Mi ricorda qualcuno. Sembra la descrizione della professoressa Paola Portaglia. Deve essere proprio lei. Ritengo che una visitina sia d'obbligo. Beh certo, Whisper. Ok, quindi devo... Ma... tornare con la zattera? Dunque, dovrei giocare con Luna ora, dato che c'è l'intreccio storia attivato. O meglio, quando si attiva l'intreccio storie non è obbligatorio cambiare personaggio. Serve solo a farti capire che comunque sia hai completato un passaggio importante e le due storie si sono collegate, quindi. Però comunque sia, ma vediamo cosa ci dice Paola Portaglia e poi andiamo da Luna. Inoltre con Luna c'è un nemico importante che vorrei sfidare. Non è importante ai fini della storia, ma è importante perché voglio sfidarlo io. Paola, dobbiamo parlare io e te. Ah, guarda chi c'è! Benvenuti nella stanza di Ingma Perlacea! Perché non restare un po' per divertirvi visto che ci siete? La vedo carica come sempre. Certo, chi non lo sarebbe in un posto come questo? Professoressa, a dire il vero, abbiamo sentito che lei è in possesso dell'ultimo numero di Fancy Dead. E allora? In tal caso ho una sorpresa per voi. Oh. Cioè, prima ci dice, e allora che te ne frega, e poi ho una sorpresa per voi, certo. Ma è una rarità, ce la regala così alla leggera? Oh, lo è, ma non importa, ho già letto questo numero. Che significa? Solo perché hai giocato un videogioco, allora lo dai via, lo dai indietro, che significa? È come se tu leggessi un manga, e poi una volta che hai letto, va, te lo regalo perché non l'ho letto. Cosa? Se lo voglio rileggere, che faccio? Tra l'altro sono già indaffarata con le ricerche sui portali bizzarri per l'Acei. Grazie mille, professoressa. Quindi? Ce l'abbiamo fatta! È proprio il nostro giorno fortunato, Andrea. Benione, leggiamo subito che c'è scritto. Va bene, un attimo solo. Riporta la testimonianza di un certo signor A su un velivolo non identificato. Parla anche di una strana luce apparsa sul picco pistacchio. Ti prego. Non è quello che penso io, vero? Il picco pistacchio è immenso. Ma non ci siamo ancora stati. Non sappiamo da dove iniziare, ci servivano indicazioni più specifiche. Gibania non ha torto per stavolta. Intanto riferiamo a Wyatt cosa abbiamo appena scoperto. E dato che qui comunque sia c'è un traspec, possiamo comunque sia andare da lui facilmente. E patapim patapam. Siamo con Luna. Con lei cosa facciamo? In questo episodio andremo ad affrontare Bifron. Non è importante ancora perché non ho null'altro da fare con lei se non quelle missioni. Quindi come si fa? Andiamo da Blantapiro. E accettiamo la missione di Silvia. Sì, di Silvia. Un incarico da parte di Silvia. Silvia, dici quella ragazzina cool che abbiamo incontrato in biblioteca? Sì, proprio quella Silvia. Non conosco i dettagli, ma vuole che tu vada di corsa al recinto dei conigli della scuola. Ok, che sarà successo? Come on, andiamo a vedere. Questa la stavo facendo l'altro giorno, poi quando ho visto che c'era da affrontare Bifron ho detto... Ok, aspetta un attimo. Questa voglio farla in video. Perché vorrei fare comunque sia una cosa... Non dico 100% perché non ce la farei mai. Non sarei in grado di farlo, purtroppo. È ovviamente un portale bizzarro. Dunque, occupiamoci di questo fattaccio. Silvia, allora, che è successo? Silvia, è terribile, aiutami per favore. Diamine, qual è il problema? Che succede? I conigli sono scappati dal recinto. Qualcuno si è dimenticato di chiudere la porta. Sono preoccupatissima. Capisco, è un bel problema. Ma non ti preoccupare. Lascia fare la detective Luna. Ci sono 5 conigli in tutto. Ti prego, Luna, ne trovali. Potrebbero ancora essere nei paraggi. Sì, la prima cosa cerchiamo nel cortile della scuola. Non penso che i punti di spawn siano casuali. Anzi, forse hanno uno scopo, un punto ben preciso. E se così fosse, il primo dovrebbe essere... Attenzione, là c'è la vecchietta, che proprio eviterei di incontrare, perché lei vuole sempre un favore. Non è che devi farlo per forza, però dopo se non lo fai, va a essere... Eccolo qui. Ok, non è un punto casuale. Trovato. Meno uno. Come on, acchiappiamo anche gli altri. Gotta catch 'em all.
Poi un altro era qui alla porta. Fa il portiere. Well, sta andando bene, ne mancano solo tre. Ok, rimettiamoci a cercare. E l'ultimo, ma non per importanza, eccolo qui. Siamo a tre conigli. In tutto ce ne sono cinque, ne mancano due. Per ora torniamo da Silvia. Ma dobbiamo trovarne cinque l'una. Cosa stai dicendo? Ecco, forse Sonico l'ha lasciata aperta prima, Ma non è vero. Ne abbiamo presi tre, ma nel cortile non ce ne sono altri. Oh no, dove sono andati gli altri? Chi è questo? Oh, Dylan! Ehi, che capello! Ehi, che ci fate qua? Dylan! Oh, conigli? A dire il vero, ho appena visto due conigli che correvano verso il monte Selvoscura. Che? Perché non li hai catturati? Erano i conigli della scuola? Scusate, mi pareva strano che ci fossero conigli selvatici da queste parti. Monte Selvoscura, Se pensavi che fosse strano avere dei conigli selvatici, perché non... Vabbè. Ora che ci penso, Joe e i suoi amici stavano andando lì a cercare insetti. Forse hanno visto i conigli. E darò un'occhiata per di qua, tanto per essere sicuri. Grazie a entrambi. Sono troppo preoccupata, quindi resterò qui. E certo, perché la preoccupazione non ti fa muovere. Quindi, sul Monte Selvoscuro ora troveremo anche una nostra vecchia conoscenza. Una ragazza di nome Andrea. Andrea vuol dire uomo. Ci sarà un motivo se i maschi si chiamano Andrea e le femmine no. Gioco? La colpa tanto è della level 5, io lo so. Perché ricordo ancora una volta, per chi non lo sa, level 5 e Nintendo si mettono d'accordo sulle traduzioni da fare. Ma level 5 ha l'ultima parola, non Nintendo. Quindi level 5, stai molto attenta. Che c'è qui? Guarda, nuovo messaggio, non te l'ho chiesto! Ehi ragazzi, che fate? Oh, Luna! Ehi, Joe! Andrea! Sara, Edoardo, io ciao! Tu ti chiami Sara da oggi in poi, oppure Akira, come nella versione giapponese. Se anche tu sei qui per catturare cervi volanti, arrenditi subito, Luna, perché ci sono solo cicale. Piuttosto, sempre molto eccitato, è successo qualcosa? Lui mi pare il tipo tenebroso, però anche forzuto, no? Tipo Ken di Street Fighter, ma con la faccia di Ryu. È un po' strano. Per caso avete visto dei conigli da queste parti? Sì, ho appena visto dei conigli che correvano per questo sentiero. C'è un tunnel abbandonato alla fine di questo sentiero, forse sono lì? E se solo foste venuti a caccia di conigli invece di cervi volanti? Se catturi i conigli non è più una caccia agli insetti. E c'ha ragione. Se decidi di entrare nel tunnel abbandonato, fai attenzione. Certo, grazie. Perché dovrei fare attenzione? Ti preoccupi per me? Devi forse dichiararti apertamente? Dunque, devo fare attenzione. Eccolo, il rango D ci vuole. Noi siamo al rango C, quindi non ci spaventa nulla. Gli yokai che sono qui dentro sono bazzeccole. La cosa però è molto divertente, perché eccolo qua. Ehi, quello è uno yokai? Sì. È lo yokai Kyonpauro. Che sta facendo con uno dei conigli? Sotto. Sarà meglio fare due chiacchiere con Kyonpauro. Ehi tu. Ehi, dico a te. Ehi. Ehi. Non mi premeva. Ehi, che stai facendo con quel coniglio? Io non ho cattive intenzioni. Mi sono persi e ho pensato di dirgli come uscire. Ah, sul serio? Oh, no. Beh, non è così inquietante come sembra. Ce n'erano due, ma ne ho perso di vista uno. Scusate. Non preoccuparti, grazie, Kyonpauro. Per tutti i satelliti, è la faccia disperata più spaventosa che abbia mai visto. Dobbiamo trovare l'altro coniglio. Aspetta, prendi questa, potrebbe tornarti utile. E perché mai una chiave potrebbe tornarmi utile? Una chiave? È meglio non usarla, ma se ti capitasse di farlo, stai attenta. Non so di che stia parlando, ma spero di non doverla usare. Forza Sapion, troviamo l'ultimo coniglio. Perfetto, cerca l'ultimo coniglio. Dunque, devo andare di qua. Non era di qua. Dunque, se non mi ricordo. Perché io non mi ricordo, ovviamente. Non è che posso ricordarmi. Ecco, ora ci siamo. Andiamo di qua. Oh, va, gnomino. Accipicchia. No, devo andare di qua, quindi no. Quindi andiamo prima di qua.
che c'è una cosa che devo fare. Ecco, prendere questi oggetti qui che sono molto importanti. Più o meno. Poi una volta presi gli oggetti, andiamo qua giù. No, dobbiamo salire. Quindi andiamo qui. Gli yokai qui sono molto interessanti per reclutarli. No, dobbiamo andare a dire il vero qui. Perché poi se vedete di qua la strada è bloccata. E lì c'è uno yokai forte in teoria. Colpi nascosti che fa sempre piacere. E allora io direi di entrare, non c'è altro. Entriamo allora. Cosa potrà mai accadere? Hai usato la chiave del tunnel abbandonato. Eccoci qua. Chi osa calpestare il pavimento della mia stanza con le scarpe infangate? Mi scusasse, ma se non l'ha notato, lei vive nel fango, quindi... Che urletto! Oh, l'abbiamo fatto arrabbiare! Però, ho promesso a Silvia! Dobbiamo riprenderci il coniglio anche se dovesse significare combattere! C'è il coniglio! Posso parlare col coniglio e andarmene! Mi ci compenetro anche! Perché tutto deve finire in baruffa? Guarda, lo confondo come in Super Mario con gli occhi. Almeno muore prima da solo, senza che combattiamo. Dov'è il pennino? Mi sono perso il pennino. Usiamo questo qui. Vuoi combattere contro di me, vero? Bifron! Questa stanza è mia! Di nessun altro! Preparati, Luna! Certo! Che sarà mai una faccia gigante? Che si chiama Bifron perché è a due fronti. Inizia battaglia e puntiamo con l'Energimax. Complimenti per i danni e mi congratulo con lei. Oh, e scoppia. Ecco, cambia forma. Aspetta che ti metto qui. Aio, mi ha fatto male. Mischia fiamma, che succede? Non si sa. Dunque andiamo anche con te. Perfetto. Non te la senti? Fattela sentire, Sobron, perché sennò qua bella non è. Do becca a becca, io non so che fai. Va a caso. Dove beccava? Ah, non ha fatto granché. Spostiamoli e prendiamo. E beh, insomma, direi, Dai, fategli qualche danno, ragazzi. Prendiamo una fiamma. Perché non ho Energimax al momento. Fermati, che se manchiamo la fiamma dopo ci fa il danno. Quindi cerchiamo di colpirlo. Dai, pronto. Ottimo. Perfetto. Sta per lasciare, quindi era meglio fare così. Però proviamo con lui. Lui dovrebbe fare la stangata. Sì, la punzecchiata. Usabion ancora non lo ricarico perché vorrei farlo arrivare a vita, a vita rossa, per fare modalità invasore. Che tu sia maledetto.
Dai. Con tutta la calma del mondo, eh. Aspetta. Lui si solleva, quindi... Sapion così ci rimane, però. Non ci arriva a fine... E invece... Se però gli oggetti tornassero... Aspetta, aspetta, facciamocela con calma. Non rusciamola, eccolo. Anzi no, questi hanno più punti. Deve stare fermo 4 turni. 2. 1. Eccolo, dai. Ottimo. È andata benissimo con modalità invasore. Non mi aspettavo resistesse proprio anche a un altro attacco, invece. Prima che lui carichi, carichiamo noi. Eccolo qua, potremmo finirlo, no. Ce la facciamo? Certo che ce la facciamo. Ehi, cosa non si fa per un coniglietto? Molti punti esperienza che sono tutti quanti utili. E le tecniche migliori. Oh, questo è bello. Mi avete battuto! Non ho altra scelta, vi cedo la stanza. E che? No, no. Wait, vogliamo solo quel coniglio. Come? Tutto qui. Avreste dovuto dirmelo prima. È quello che ho suggerito io. Diciamogli che vogliamo solo il coniglio. Non so come, ma ce l'abbiamo fatta. E invece una boss fight è sempre ben accetta. È sempre ben voluta. Andiamocene da questo posto di matti. Salve signorina, le ho riportato tutti quanti i conigli. Grazie Luna. Di nulla, meno male che stavano tutti bene. Eh già. Wow, bentornati a tutti, ero così in pensiero. Prima che ho un paura e ora questa qua. L'apparenza inganna. Elementare, mio caro Sapion. Anch'io, a dispetto delle apparenze, sono la principessa del pianeta Celesti. Le bugie fanno male alla salute. E ancor più male quando vengono scoperte. Credimi. Comunque il caso è chiuso. E vissero tutti felici e contenti. Buono. Meglio così. Spaziale. Il caso Salterello. Vai qua, i livelli ragazzi fioccano. E guardate un po' che ci danno in sfera grande. Ecco perché fare le missioni secondarie è importante. Incontri yokai interessanti, fai un sacco di punti, livelli. Secondo premio Vigorium Alpha. Non male per correre in giro come ci pare e piace. Però è tempo di tornare in America dopo questa piccola missione secondaria come pausa, diciamo. E quindi da domani, insomma, riprendono le avventure serrate di Andrea e di Luna come non ci fosse un domani. Dopo la pausa di ieri. Ragni Madokuj, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per pagina Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!